benvenuti al quarto appuntamento di Music Books and Food organizzato da Ghigliottina.it e Leflaner.it. Questa sera abbiamo come ospite Stefania Scateni, autrice del libro Dove sono? Stefania Scateni, giornalista responsabile delle pagine culturali del quotidiano L'Unità, questa sera presenta il suo primo romanzo Dove sono, edito da Nottetempo. Dunque lascio la parola a Stefania Scateni e ai ragazzi di Pubzin e vi auguro buona serata. Grazie. Dunque Stefania, c'è un tema nel testo che intende sollevare più sensibilmente rispetto agli altri? Sì, c'è un tema. Sono Stefania Scateni, autrice di Dove sono. Nel romanzo Dove sono c'è un tema che mi stava molto a cuore e mi continua a stare molto a cuore, che è il lavoro delle tabacchine, lavoratrici di altri tempi ormai, perché le manifatture tabacchi non usano più tante operaie per lavorare il tabacco, e delle quali pochissimi conoscono l'esistenza, anche se le tabacchine possono essere definite come le mondine del centro Italia, del centro e sud Italia. Erano lavoratrici operaie, manifattura tabacchi vuol dire che lavoravano il tabacco già colto, già essiccato, dovevano sceglierlo, insomma era un lavoro abbastanza complicato, ma erano assunte come stagionali e quindi non avevano un contratto a tempo indeterminato, ogni anno venivano licenziate, l'anno successivo venivano riassunte. E questo qui tra l'altro può far anche riflettere un po' su questa mania persecutoria che sembra essere il precariato giovanile di oggi. Purtroppo, per fortuna, i ragazzi di oggi hanno dei antenati che hanno avuto condizioni di lavoro simili, forse anche peggiori. Non era un lavoro intellettuale, era un lavoro anche duro. E le tabacchine sono sempre state sotto traccia, cioè nessuno le ha mai tirate fuori, e io ho cercato di farlo anche perché mia mamma è stata una tabacchina e quindi c'era anche un sentimento che muoveva questa scelta. Dunque, a proposito di questo, di questi temi, mi piacerebbe chiederle se conosce o se frequenta siti, blog di letteratura, i famosi book blogging sites, diciamo così, se ne segue qualcuno e se pensa che questo fenomeno di book blogging possa portare effettivamente a livello culturale in Italia un contributo, in che modo e quanto in profondità possa incidere sui lettori. Dunque, ti rispondo così, che facendo il lavoro che faccio, cioè organizzo le pagine di cultura e spettacoli di un quotidiano, che è L'Unità, già da tanti anni, ormai saranno 5-6 anni fa, mi sono posta il problema come relazionarsi con i blog letterari in rete. Allora ce n'erano poche, Nazione Indiana, Carmilla, L'Ultimo Bacio e non, insomma pochi altri, e mi sembrava all'epoca che nascessero delle idee molto interessanti dai blog letterari e delle discussioni soprattutto molto interessanti. E quindi che ho fatto? Siccome il lavoro che faccio io è un lavoro in cui le informazioni ti assalgono, no? Non ti lasciano l'aria, ho chiamato un collaboratore che naviga nel web e gli ho detto: adesso tu mi monitori tutti i blog letterari e una volta alla settimana mi tiri fuori un tema, uno spunto, un blog nuovo, un sito nuovo, eccetera, e ne parliamo. Le 8. Ora il lungo capannone è pieno di donne, centinaia di donne, tutte in piedi, 16 donne per ogni fila, 10 file per due, in mezzo il corridoio. Le tabacchine hanno raggiunto i banchi, Delfa e Tosca non sono più sole a lavorare, odore di sapone, cemento, lacca per capelli e nicotina. Le caposquadra controllano la produttività e la disciplina, silenzio, testa bassa, sguardo fisso su foglie e mani, veloci e niente pettegolezzi. Pregate invece di chiacchierare come galline.
I fascioli erano piccoli mazzi da 50 foglie di tabacco essiccate. I mannocchi erano formati da più mazzi di foglie selezionate, della stessa qualità. I mannocchi poi venivano curati e sistemati in botti di legno. Ogni giorno il tabacco lavorato da ogni cernitrice veniva pesato da un'addetta. E se il peso non c'era, erano dolori. Siamo con Stefania Scateni, responsabile delle pagine culturali del quotidiano L'Unità, ma questa sera in veste di scrittrice, autrice del suo romanzo, il primo, Dove sono, edito da Nottetempo Edizioni. Appunto, il primo romanzo, come si è avvicinata a questa avventura? Ma senti, allora, sinceramente, ho curato 3 libri. Ma ho fatto, diciamo, appunto la curatrice di 3 progetti che avevo inventato e ideato per L'Unità e poi sono diventati dei libri. E poi ho cominciato a scrivere dei racconti. E poi ho cominciato a scrivere questo romanzo che quando lo iniziai a scrivere pensavo fosse semplicemente una cosa mia. Non l'avrei mai pubblicato, anche perché essendo... occupandomi di editoria e essendo invasa dai libri, spesso mi lamento che i libri sono troppi, che gli editori pubblicano troppi libri, e questo è un grosso problema oltretutto. E quindi io pensavo, ma cioè, che faccio io? Critico gli editori italiani perché mandano, no? Mandano fuori decine di migliaia di libri, no? Più o meno sono più di 60.000 libri nuovi all'anno in Italia che escono, che è una cifra spaventosa se pensiamo a quanti lettori ci sono, cioè pochissimi. E quindi l'avevo lasciato lì. Oltretutto pensavo anche, sono una giornalista, quindi che faccio? Adesso mi cambio il cappellino, no? E vado dall'altra parte. Poi un amico caro l'ha letto e non mi ha lasciato in pace finché non l'ho pubblicato, e quindi ecco qua, adesso sono anche contenta, sono sincera. Noi ringraziamo per essere intervenuti alla quarta serata di Music Books and Food, ringraziamo nuovamente Stefania Scateni, ragazzi di Puzzle. Tra l'altro, chi volesse può acquistare il libro di Stefania Scateni, ce ne sono diverse copie qui sul banchetto. Nei prossimi giorni potrete vedere il video della serata sia sul nostro sito leflaner.it che su ghigliottina.it. Diamo appuntamento con la prossima serata appunto di Music Books and Food per il 17 aprile. Grazie di nuovo a tutti. Thank you.